Perugia, anche alla luce insomma, della sconfitta di Cisterna, e se ha dovuto fare qualcosa in particolare dal punto di vista mentale nei confronti della squadra. Ma noi ci prepariamo presso a poco allo stesso modo ogni settimana. La mentalità un po' di squadra è quella di non guardare tanto alla forza dell'avversario, anche perché insomma in Superlega ci sono 11 squadre che dobbiamo affrontare che sono tutte di livello altissimo. Quindi non facciamo settimane diverse, diciamo, a prescindere dall'avversario. Chiaro che sappiamo benissimo che affrontiamo una delle squadre più forti che c'è, non solo in Italia, probabilmente e in Europa. Di conseguenza faremo sicuramente delle scelte abbastanza particolari, abbastanza specifiche, le stiamo provando, vediamo un attimo di riuscire a metterli un po' in difficoltà. Per il capitano, sforzo, quando ti ha pesato innanzitutto l'infortunio che hai avuto, che ti ha portato al campo non solo per la prima giornata del campionato, ma anche per buona parte della preparazione, e come stai adesso, se sei completamente recuperato? Ma l'infortunio è stato pesante dal punto di vista fisico sicuramente, ma anche mentale. E adesso il problema è risolto, rimane solo un po' il fatto di ricominciare da, non dico da 0 a 100, ma quasi, quindi qualche faticamento muscolare c'è ancora, ma sta migliorando, ecco, quindi io conto di tornare al 100% al più presto. Ma sicuramente loro hanno tantissime soluzioni offensive, non solo, ma quelle offensive spaventano. Offensive intendo non solo l'attacco ma anche la battuta. Dovremmo cercare di limitare sicuramente i danni sui loro battitori migliori, e sono tanti, sono tantissimi. In settimana stiamo lavorando su ricezioni, soprattutto su palle, diciamo, molto particolari, molto forti, cercare di tenere, cercare di giocare anche le situazioni più complicate, magari allungando le azioni. Questo è quello che stiamo cercando di fare per limitare il loro, diciamo, strapotere offensivo. Faremo, dicevo prima, faremo delle scelte in alcune fasi della partita, in alcune fasi dei set, per cercare insomma di limitarli. Vedremo insomma se ce la faremo. Ma dopo le due vittorie, dopo le due grandiose vittorie, aggiungerei, ho lasciato spazio all'esultanza, che secondo me bastava e avanzava. L'unica cosa è magari di restare coi piedi per terra, ecco. Dopo la sconfitta di Latina, l'unica cosa da dire, secondo me, era abbiamo perso una partita, non spariamoci, ecco, insomma, nel senso. Sapevamo che loro stavano giocando molto molto bene, che in casa loro era difficile, quindi non dico che ci stava insomma la sconfitta, però ecco, non prendiamo come se stesse cascando il mondo, ecco. E tutto qui. Ultima domanda per il coach. Avere 4 schiacciatori in rosa che sostanzialmente se la giocano alla pari di partita in partita, quanto può essere una risorsa, o al contrario alla lunga può rappresentare magari una sorta di difficoltà perché la squadra deve riuscire ad avere il proprio equilibrio, oppure pensi che è una scelta che ti premierà in tutto l'arco della stagione? Ma è una situazione che conoscevamo, una situazione molto stimolante per me, per i ragazzi stessi, credo per la squadra. Sapevamo insomma che non avremmo avuto una zona 4 di esperienza, ma abbiamo avuto 4 ragazzi quasi coetanei, perché sono 2 ragazzi del 2000, un 2001, un 99, quindi sono veramente molto simili, molto vicini di età, anche come esperienza. E è molto stimolante allenarli, è molto stimolante vederli crescere, certo con discontinuità, c'è qualcuno che sta crescendo un po' in alcuni fondamentali di più, in altri fondamentali un po' di meno, insomma c'è questo tipo di eterogeneità nella crescita. Noi dobbiamo essere bravi, io devo essere lucido sicuramente a fare le scelte
partita per partita, momento per momento e anche all'interno della partita stessa per cercare di dare il massimo a questa squadra, trovando gli equilibri giusti. Non è sempre così facile, però insomma è una soluzione che è una situazione che mi piace molto. L'ultima per Fox, per un gruppo così giovane anche quest'anno, avere il pubblico che si fa sentire in modo importante, che è sempre molto presente al Pala Sport, insomma anche domenica ci sarà una bella cornice di pubblico, rappresenta una carica in più, in particolare anche quando si affrontano avversari di un certo livello. Ma i giovani, soprattutto i giovani, vanno molto di carica, ecco, quindi di un bell'attacco che gli dà la carica, si gasano, ecco, quindi avere un gaso in più, tra virgolette, dal pubblico sicuramente non può che far bene. Quindi aspettiamo il pubblico che gasi per bene i nostri giovani, ecco.